abbiamo iniziato l'attività come sempre all'inizio di settembre e i campionati che sono cominciati sono quelli dell'Under 17 di Elite. Hanno fatto 4 gare, ne hanno vinta una e perse 3, però i ragazzi si stanno abituando al campionato. Per quello che riguarda altri campionati, sono iniziati l'Under 15, anche lì abbiamo vinto 3 partite, perso una. E per quello che riguarda l'Under 14, abbiamo fatto una gara sola e i ragazzi l'hanno vinta. Sono forti, generosi e con grande pazienza, costante. Bene, sì, si impegnano molto, certe cose riescono di più, certe cose riescono meno, ma stanno qui per imparare, quindi va bene così. È variabile, ma è l'età, io penso che sia l'età. Ma ci siamo allenati molto bene e abbiamo ottenuto dei buoni risultati, infatti abbiamo vinto 3 partite su 3. Si impegnano moltissimo, fra l'altro in un orario abbastanza di sacrificio per loro, perché sono appena rientrati dalla scuola e quindi, perché noi ci alleniamo dalle 3 alle 5 del pomeriggio, e quindi è uno sforzo notevole per loro, soprattutto tenere la concentrazione. Devo dire che la presenza è costante e numerosa, e poi in più, insomma, sono bravi, si impegnano molto. Adesso ci sono due gruppi, è un gruppo non omogeneo, nel senso che ce n'è una parte che già qualche anno che gioca e si vede che ha una capacità tecnica superiore all'altro gruppo, che è da pochissimo che ha iniziato a giocare. Si sta cercando di uniformare il gruppo, ma nello stesso tempo di far migliorare quelli che già hanno una padronanza tecnica sufficiente per giocare a pallacanestro. Credo che qualche prospetto per un futuro abbastanza roseo a livello locale, a livello regionale ci possa essere. Il mini basket è in crescita. In modo abbastanza positivo, ci sarebbe qualche volta da recriminare sulla concentrazione e sull'intensità, però diciamo che l'età depone a loro favore. Siamo un po' delusi per l'Under 19, che sono stati sconfitti in tutte le gare che hanno disputato. Per quello che riguarda la prima squadra, non ha ancora iniziato a giocare, perché inizieranno a fine novembre e al momento devono ancora iniziare il gruppo esordienti. Direi che, insomma, complessivamente la ricostruzione di quello che era un settore giovanile ad Argenta sta
lentamente si sta riformando e il lavoro che stiamo facendo sul territorio sta cominciando a dare dei risultati, perché siamo riusciti ad allestire dei gruppi importanti, quindi siamo soddisfatti, ecco.